Le proteste non fermano il progetto di riqualificazione del quartiere Taksim a Istanbul. Mentre i reparti antisommossa della polizia sono tornati di nuovo in azione, il premier turco Recep Tayyip Erdogan ha annunciato che la contestata costruzione del centro commerciale al Gezi Park non si fermerà e ha chiesto ai manifestanti di tornarsene a casa. Nonostante le provocazioni da parte di organizzazioni illegali, nonostante il danno arrecato ai negozi, nonostante gli attacchi con pietre e molotov, la polizia agisce nell'ambito dell'autorità conferitale, ma ho impartito l'ordine al ministro dell'interno e al governatore. Se sarà utilizzata una forza eccessiva, saranno prese le misure necessarie. Amnesty International ha denunciato l'eccessivo uso della forza da parte della polizia turca, che ha cercato di sgomberare le centinaia di manifestanti dal Gezi Park di Istanbul. I feriti sarebbero un centinaio, decine gli arresti. La mobilitazione, iniziata negli scorsi giorni, ha sempre più il sapore di una contestazione contro Erdogan. I manifestanti vogliono le sue dimissioni. Forte di ottimi risultati economici, il governo islamico moderato di Erdogan gode, secondo i sondaggi, del sostegno di metà della popolazione. Gli oppositori invece denunciano una gestione del potere autoritaria. I disordini coinvolgono anche altre località turche e quella che si è ormai trasformata in una delle sfide più dure degli ultimi anni a Erdogan rischia di espandersi su altri fronti come quello curdo.